Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di What The N. Arriviamo a 1500 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se sei nuovi. Lasciate hashtag What The N qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e passare al nostro gruppo Facebook What The N Italia. Allora, questo è l'account principale ragazzi e il bello è che qui mi sembra di vedere un bug, perché questo dovrebbe essere un giorno, 2, 3, 4, 5... 5? No, dovrebbe essere 6 e 7, invece è 5 e 5, quindi più buggato di così non si poteva. Ghostly chest, ragazzi, andiamoci ad aprire questa ghostly chest. Vediamo un po' che cosa ci dà. È una cassa epica, 90 mog lo schiavista, chiappa nebbia per 160, chiappa alla per 14, visconte Prisley, Olga spaccacuore per 21, niente male potenziabile, Manny quarterback che per adesso non ci serve e Fermino fortificato. Roba che per adesso non ci interessa ma potrebbe essere utile quando ci sarà il PvP. E ora andiamoci a prendere la nostra povertà ragazzi, perché oggi non ci sono offerte speciali. Come vi ho detto sto programmando questi video da prima del Lucca, quindi se è uscito qualche promo code e non lo vedete da me probabilmente è perché ancora non l'ho potuto vedere, perché sono a Lucca Comics ragazzi. Vai, 50 monetine per noi, quindi mi sono avvantaggiato di parecchio possiamo dire, e 10 gemmine che non dispiacciono mai, grazie. Il problema è che non abbiamo neanche delle nuove offerte che vanno a gemme, perché vanno tutte a soldoni e sinceramente mi pare un pochino tanto. E queste sono fatte apposta perché ti danno gemme, monete, 2 della leggendaria nuova Rob, che non è per niente eccezionale, e 10 dell'altro, quindi 100%. Sinceramente non mi sconfinfera molto, addirittura se è da 30 euro, ma sì, ma andiamo a spendere i soldi così, no? Visto che oggi facciamo i poveri anche sull'account principale, andiamoci ad aprire una bella cassa dorata, vai. Monetine, chiappa nebbia, Golas guardiano, fulmine e abbiamo anche boomerang. E ora proseguiamo con la nostra scalata in arena ragazzi, vai così di cattiveria. Ho fatto una cavolata però a sto punto faccio la combo one shot, ciaone. Ok, ora giochiamo seri e normali ragazzi, perché se no voi dite sempre Borduk tu usi la combo per vincere subito. Effettivamente potrei vincere quasi tutte subito con quella combo, però poi non vi piacerebbero le battaglie, allora giochiamo seri e composti ragazzi. Allora vai così, potenziamo il tutto. Mamma mia la cattiveria, devastiamo questa arena master. Tanto il nostro nuovo Og è OP ragazzi. Stiamo avanzando con solo loro potenziati. Bam. Ora mi dovete spiegare, questo Matalov è livello 11. Mi dici quanto cavolo hai potuto shoppare per avere già tutte le carte per stare a questo livello di arena? Me lo dici sinceramente, voglio sapere quanto hai speso. Ok, Log protegge dalla cecchina, questa cosa ci è piaciuta tanto. Possiamo anche bloccarli là quei due perché non ci interessano più di tanto. E cerchiamo di buttargli giusto smite. Anzi, vai, tornadino, cecchinata de massa, ciaone. Ciaone proprio, vai Og, botta in testa. Mamma mia, li teniamo tutti fermi là. Muzziquare infranto arriva e fa anche il suo sporco lavoro che inverte. Bene, si continua, la scalata è sempre più difficile, perché per salire ci vuole veramente tantissimo. Però contro gli Arena Master è abbastanza tranquillo perché non hanno delle creature potenti contro, tranne quella maledetta scimmia laggiù. Quella maledetta scimmia laggiù è potente e a noi non la sopportiamo. Ok, possiamo fare una bella cosa, mandiamo tutto indietro, ghiacciamo tutti gli altri, diamo di muzziquare infranto e cerchiamo di tenerli tutti fermi là davanti. Così se si riesce a invertire almeno la scimmietta possiamo fare un attacco quasi diretto. Vai. No, la scimmia si è rigirata già. Mamma mia, nonostante Log livello 4, guardate i danni che ci ha fatto la scimmia. E stiamo messi un po' stretti. Log c'è morto, Log c'è morto, il primo Og c'è morto. Mo arriva il secondo Og, ragazzi. Muzziquare infranto, che fa distruggere la scimmietta. GG, questa è un'ottima cosa. Ok, posso dare un altro bel potenziamento. Vai così. Diamo il potenziamento a tutto. Direi di fare una gelata qui, giusto per stoppargli anche gli attacchi a distanza, ma effettivamente è servita ben poco. Eh no, la scimmia adesso ci ammazza il piccolo Grankias. Non è vero, ha resistito. Ha resistito a uno dei colpi, ragazzi. Posso rievocare un altro Og. Queste battaglie sono veramente, veramente troppo difficili. Non penso di poterlo battere in nessuna maniera. Anche perché non abbiamo abbastanza energia e ci sta colpendo a noi e al nostro personaggetto. Mi sa che andiamo a morirci. Mi sa che siamo morti. Mortissimi. Siamo mortissimi ragazzi. Proprio male male male. Ai ai ai. Ci ho provato. Grankias. Vai Grankias. No, ci passa dietro.
No, che così vabbè, nonna ci attacca. Ecco qua. Insomma, insomma, non si può sempre vincere, no? Giustamente, se no sarebbe tutto troppo facile. Vai così. Mettiamo il Grankias. Intanto mi si è sbloccato. Bloccato un forziere sull'altro account. What the N no shop. Ok, questo si è scudato alla grande. Potremmo anche fare sto giochetto. Mandiamo tutti indietro. Facciamo una bella gelata di massa. E vediamo un po'. Abbiamo log stunnato e questo è un problema. Ok, possiamo andare avanti. Grankias tira un bel attaccone. Shottoni. Ok, siamo contro un'Arena Master con la Lady Lauren. No, che la Lady Lauren. Con la Lizbeth addirittura. Ok, vai così. L'inverto sempre, non so perché. Le confondo facilmente. Forse perché hanno i nomi molto simili. Ok, cerchiamo di ghiacciare tutti là. Vai così. Vai Grankias, facci sentire il tuo potere. Ok, facciamo un bello spostamento di massa. Ribattiamo tutto, autoshot. Addirittura questo di mazzo c'ha sia l'Arkinson che l'Arkinson Cupido. Veramente un mazzo fastidioso a distanza. Ok, possiamo fare l'attesa del nostro Grankias. Vai, ok, Grankias se la comanda alla grande. Ok, possiamo fare un bel gioco di tornado. Ghiacciamo tutti e ce li leviamo da torno in questa maniera cattiva. Solo vai vai nonna cammina, quindi dai. Log nostro si è fermato e il Grankias gli è passato avanti. Ok, adesso stanno di nuovo ribaltando la situazione. Vai vai nonna è diventata per un attimo nostra. Adesso è stata bella colpita sulla testa. Vai Og, ti prego, covera Grankias e tu Grankias fai i tuoi sporchi danni. Evoco un secondo Og, ragazzi. Proprio iper mega tancone. Andiamo cattivi e aggressivi. Bam, madafacca. Vai, devastalo. Vai Og. Ok, un altro Grankias sul terreno per noi. Potenziamo il tutto. Uno degli Og è full vita perché l'altro si è preso le botte. Adesso si sono scambiati. Ghiacciamo quei maledetti Arkinson. Andiamo di cattiveria. Due Grankias e due Og. La salita in arena si fa sempre più ripida, ragazzi. Vai così. Allora, siamo cattivi e aggressivi. Lui c'ha la scimmia maledetta. E la scimmia maledetta è un grosso problema per noi. Ok, devo recuperare prima un po' di energie. E poi sposto tutti indietro. Vediamo un po' se ce la facciamo. Così li ghiacciamo malamente. Vai. Ok. Boom. L'abbiamo gelati tranne la scimmia. Ok. Muzzi cuore infranto. Ti prego vai avanti e dai una mano al log. Perché sennò ci muore male. Ok. La scimmia è diventata per un attimo nostra. Attacco diretto di Og. Questa Arena Master è un problema. Perché c'ha la maledetta Manny la talpa. Infatti magari mo ci attacca e c'è una shotta. Guarda. Ci è mancato pelo perché lui attacca random su mezzi. Ok, facciamo così. Abbiamo ghiacciato per un po'. Il nostro Og sta reggendo i danni ma è un po' sottopeso. Vai così. Cerchiamo di far camminare la nostra Muzzi cuore infranto. Che bello, abbiamo invertito uno dei suoi per un po'. Vai Grankias, ti prego, un attacco adesso. Uno solo, no. Attaccato su Gretta Verde. Vai che siamo là davanti. Vai che è fatta. Attacco diretto di Og. Sbam. E si va ancora avanti. Questi Arena Master birichini che cercano di battermi. Ok, andiamo di Grankias dietro. Tanto questi li one shottiamo con una botta secca di Og. Sbam, Og cattivo. Guardate l'Og cattivone come se la tira di cattiveria. Ok, questi manco li gelo questi piccoletti. Guardate Muzzi cuore infranto che fa da scudo Og. Questa è una cosa stupefacente. Bella Muzzi cuore infranto, servi anche come scudone. Fai da Muna in pratica. Oh, abbiamo avvelenato la rossa, one shot. E si continua senza perdere tempo, ragazzi. Dobbiamo crescere il più presto possibile e il più velocemente. Oh oh, là c'è la torta, adesso il nostro Og se la pian pieno. Bam, si è preso un bel po' di danni. Ok, andiamo di cattiveria. Facciamoli accelerare perché tanto ho capito che loro hanno tutte unità deboli e lente. Ok, cerco di gelare così Log rimane vivo. Shottone, a sti livelli sono tutti Arena Master, non ci sta nessuno. E tutti bassi, bassi, bassi. Dovete recuperarmi, su, su che ce la potete fare. Ok, andiamo di Grankias, vai con la cattiveria. Sbam. Io direi anche di cominciare a spostare un po' di gente e a potenziare i due. Anche se Grankias, giustamente, me lo sono ritrovato paralizzato. Che mancava questo, no? Giustamente. Ok, voglio andare in Muzzi cuore infranto. Giustamente mi hai paralizzato il maledetto Grankias, quindi mi sembra anche giusto. Ma dai, mi hai messo il granchietto di ciccio. Ok, shottone. E si continua. La prossima arena si fa sempre più vicina. Vicina a modo di dire, perché dobbiamo arrivare, mi sembra, a 17.999. Una cosa del genere. Una cosa esagerata, sinceramente. Ok, vai così.
E abbiamo ucciso la rossa prima che ci toccava. Giustamente quel maledetto ha messo la tizia che si mette lo scudone. Gli diamo una bella botta che li one shot a tutti. Mandiamo indietro pure il goblin, anche se non serviva. Guardare quanti goblin mi sta evocando il maledetto. E io ti faccio il caricone. Vai. Oh, ha messo pure lui il Grankias. Geliamoglielo. Perfetto, Grankias paralizzato. Shottone. Qualcuno di voi mi ha detto che ha l'aggiornamento buggato e quindi gli hanno già messo sopra l'aggiornamento nuovo. E da quello che si è capito dovrebbe essere che avremo più carte nel mazzo, ma saranno in pratica randomiche, un po' alla Clash Royale. Quelle che te capitano, te toccano. Quindi dovete fare anche un mazzo abbastanza equilibrato per far capitare più spesso combo diverse. E questo non è un male da un certo punto di vista. Ai 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 ai. Abbiamo girato Log. Log si è girato verso di noi. Girati. Ok, è tornata normale. È tornato totalmente normale, per fortuna. Ho messo la gero a random, tanto muore lo stesso. Boom. E si prosegue sempre più cattivi. Vai così. Ciottone sul groppone. Scatush. Facciamo una bella gelo rara. Rara. Rara nel senso rara vedesse. No. Ok, abbiamo potenziato Log. Per adesso siamo senza Grankias sul terreno. Lo vorrei mettere. Ai ai ai, Log sta per morire male. L'ho visto, l'ho visto. Log manca poca vita. Abbiamo giocato un po' male, direi. Vai, una bella sparettata. Ok. Andiamo tutti indietro. Non è rimasto più nessuno sul terreno. È rimasto solo la Gretta. La Gretta viene colpita. Il goblinino gli passiamo dietro e attacchiamo diretto. GG. E si va aggressivi. Si prosegue. Ok. Abbiamo un piccolo problema logistico. Stanno arrivando un sacco di unità e noi abbiamo soltanto Log sul terreno. Ok, quello è stato sconfitto. Lei viene sconfitta sicuramente. Ok, abbiamo fatto arrabbiare entrambi. Dovremmo vincere solo con loro due, ragazzi. Non vorrei dire. Vai, Og, devasta tutti. E Grankias, vai all'attacco. Così ti voglio. Uno covera l'altro. Guardare che combo perfetta. GG. Vai, altro potenziamento. Hanno fatto loro due, da soli. E si va Og e Grankias insieme forever. Non serve neanche fare la combo instant shot con la tornado, perché tanto li potenzi, geli un attimino e vincono. Non possono fare niente di diverso, guardateli. Guardateli che cattivi. Aggressivi in avanti insieme. Non si fanno fermare da nessuno, guardateli. Mamma mia, le botte. Ok, adesso lo faccio ricaricare e ripotenzio. Uso solo loro due, ragazzi. Vai. Vincere usando tre carte. Così si fa. Perfetto. Og e Grankias proseguono. Attacco sul groppone. Scatush. La strada è ancora lunga, ma noi non ci arrendiamo perché siamo forti. Vai così, andiamo col nostro Grankias. Lo dobbiamo riuscire a evocare in tempo prima che ci fanno secchi. Ecco, per esempio, adesso devo utilizzare una carta in più. Devo utilizzare per forza la gelo perché il maledetto c'ha Manny. E Manny è un problema. Ecco qua, infatti Log ci sta già per morire. Opela, si prosegue cattivi. Cerchiamo di mantenere tutti là fermi appena evocati. Non è servito. E si prosegue cattivi arrabbiati. Vai. Ok. Facciamo così. Grankias diretto. Dopo voglio provare una cosa, ragazzi. È un piccolo test. Voglio utilizzare un mazzo con solo tre carte. Voglio metterci solo il Log, il Grankias e il potenziamento e vedere se riusciamo a batterli, perché tanto li battiamo, molto probabile. Però voglio dire proprio a zero, soltanto usando loro due, se posso farcela. Ok, vediamo un po'. Stiamo andando avanti senza problemi. Si è ricaricata lei. Perfetto. Attacco diretto. Spam. Ok, ragazzi, andiamo a giocare. Oh mio Dio. Tre carte soltanto nel mazzo e andiamo avanti. Ok, vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare. Davvero, sarebbe la prima cosa che si fa. Mazzo con tre carte vince contro qualsiasi mostro avversario. Vai, Og e Grankias, devastate lì. Stanno vincendo, sto proseguendo con tre carte. Non ci credo. E si continua con tre carte sul terreno. Che brutta cosa, sinceramente. La gente si fa i mazzi giganteschi, io con due leggendarie e una supporto devasto gli avversari. Fantastico, fantastico, fantastico. Vai, potenzia tutti. Andiamo all'attacco di cattiveria. Boom, Katush. Grankias tira il suo colpo e andiamo avanti. Mandiamo tutto indietro, ragazzi, perché Og attacca e manda indietro. Lui attacca e manda indietro. E rimettiamo anche subito il bonus, perché si ricarica subito. Ok, dai, questa è l'ultima. L'ultima per forza.
potrebbero batterci, perché di là c'è la scimmia. La scimmia ci batte pure col mazzo completo. Se riusciamo a batterlo così, stiamo alla grande. È da non credere, ragazzi, se ce la facciamo così. Ok, Log prende botte. La scimmia è molto resistente, è quello il problema. Posso anche potenziarmi, però Log prende tante tante botte prima di finire il lavoro. Ok, siamo riusciti a levarglielo, però ce l'abbiamo fatta. Gliel'abbiamo ucciso, ragazzi. Possiamo proseguire. Possiamo proseguire con il nostro attacco e Log sopravvive. Log sopravvive, riesco a evocarne anche un altro dietro. Ce l'abbiamo fatta. Fantastico. Ok, direi che in questa puntata abbiamo fatto un grandissimo miracolo. Abbiamo fatto un mazzo con 3 carte che è capace di andare avanti nelle arene. Non ci credo, non può essere. Va bene, ragazzi, arriviamo a 1500 like. Condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag WhatTheN qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo nella prossima puntata.